Allora, sicuramente per noi non era una partita facile perché arrivavamo da una settimana con qualche acciacco. Borgo ha approcciato benissimo la partita e gli faccio tutti i miei complimenti perché dopo tutto sono ragazzi molto giovani che stanno dimostrando assolutamente di meritare la categoria e probabilmente anche qualcosa di più. Sono stati molto bravi a Omegna, anche il primo tempo in casa con Livorno hanno avuto una sbandata, vincevano, ma con noi hanno fatto vedere che sono una squadra vera e piena di talento. Noi abbiamo dovuto rinunciare a Edo Roveda all'ultimo momento per un piccolo risentimento, ma abbiamo raccolto le forze. All'inizio probabilmente non siamo stati efficaci, ma poi siamo riusciti a venire fuori nei momenti chiave e abbiamo portato a casa questa vittoria che per noi è molto molto importante. Il dato che salta all'occhio è che nei primi due quarti noi abbiamo concesso 18 rimbalzi offensivi a Borgo, mentre nei secondi due ne abbiamo concessi solo 5. Siamo stati molto bravi a chiuderci in difesa, siamo stati bravi a giocare con un quintetto atipico per noi perché Jack è sostanzialmente un 4 che oggi ha giocato quasi sempre da numero 3. Seba ha giocato praticamente tutto il tempo senza mai uscire, anche Tommy, ma lo stesso Jack, Marcos, tutti sono stati veramente bravi. Devo dire che anche Janko finalmente è riuscito a dire la sua dopo l'infortunio. Siamo veramente contenti di aver portato a casa questa vittoria e non dimentichiamoci che è stata la terza in trasferta nelle prime quattro gare. Sicuramente abbiamo delle grandi motivazioni perché giochiamo in casa la settimana prossima con Oleggio e poi abbiamo la partita più classica, ovvero quella con la Sanjo in casa loro. Abbiamo fatto 4 su 4, sicuramente i nostri tifosi saranno contenti, noi non vediamo l'ora di accoglierli a braccia aperte. Adesso dobbiamo pensare prima a recuperare le energie, a vedere come stanno i ragazzi, a vedere se riusciamo a recuperare Edo, a vedere come sta Seba che è uscito all'ultimo e poi prepareremo la partita al meglio per arrivare pronti domenica per riaccogliere finalmente il nostro pubblico e farci portare a un'altra vittoria con il loro calore.